Oggi andremo a vedere insieme le 10 cose che al 100% non hai notato su Stumble Guys. Ed eccolo qui, Mr. Nick 17 in tutto il suo splendore che ci scrive: "Oi, sei pronto? Ho fatto una bella lista." Ok Nick, mi fido di te, spero che tu abbia trovato delle cose davvero fighe. Tranquillissimo, appena ti dirò la prima cosa capirai subito il livello. Hai mai notato che su Stumble c'è una skin gatto? Stavo pensando, e se fosse il Brawler Kit? Ora, fermi un attimo perché io devo trovare sta skin da gatto che mi sfugge, eh? Eccola, dovrebbe essere questa, Mrs. Meow. E lui fa riferimento al Brawler Kit, quello lì che doveva uscire su Brawl Stars, tutto un casino. Effettivamente, se facessero finalmente il Brawler Kit, potrebbe potenzialmente avere quelle sembianze. Beh, in effetti ha ragione. In fondo è un gatto, quindi non penso che di base possa cambiare chissà quanto. Ok, Nick, ok, ottimo collegamento. Anche se Kit, dal suo concept, da quel che mi ricordo, ha tipo un mantello nero. Dai su, sono curioso. Prossima cosa che non ho mai notato su Stumble Guys, qual è? Sei fan di Sonic? No, ma so chi è. Bene, per i più appassionati di Stumble ha una skin di nome Dottor Egg, che è un riferimento al Dottor Eggman di Sonic. Ok, Dottor Eggman di Sonic è tipo quest'uomo bellissimo. Ma non è il solo riferimento, c'è anche la skin di Frankenstein del romanzo di Mary Shelley. Non so neanche cosa sia. Raga, come fa a sapere queste cose Nick? La collaborazione di Stumble per Sonic è molto curiosa. Eccola raga, ho trovato la skin Dottor Egg a cui si riferiva Nick. Ma mentre scorrevo per le skin ho trovato un'altra cosa super interessante. Raga, quale brawler somiglia? Cioè proprio ad impatto è il primo, è uguale. Infatti lo dico subitissimo a Nick, che non è l'unico a trovare le stranezze qui, mettiamo le cose in chiaro, perché ho trovato sta skin epica che è uguale del primo. Cioè questo qui è il confronto, ditemi se non so due gocce d'acqua. Infatti Nick ci scrive: "Stumble è segretamente appassionato di Brawl." Beh, anche perché ha copiato un bel po' di cose oltre alle skin, anche tipo la schermata home. Cioè, se ci pensate raga, Stumble è un mix tra Fall Guys, qui la home è uguale a Brawl Stars, tipo lo Stumble Pass è completamente uguale. Ma Stumble ama fare riferimenti. Infatti, se ben noti, nella sezione emote ci sono un bel po' di riferimenti a Michael Jackson, tra cui il Moonwalk e Thriller Dance. Vediamo. Vediamo dov'è la... No, questo qui non è il Moonwalk, mai nella vita. Neanche qui. Raga, questo qui è la Super di El Primo. Raga, è la Super di El Primo questa, ve lo giuro, è uguale. Vediamo il Moonwalk, non è questo. Balletto tipo quello lì di Fortnite. Ok, sto scoprendo cose. E dov'è? Eccolo raga, l'ho trovato. Eccolo il moonwalk, fatto benissimo tra l'altro. Ok Nick, mentre cerco le cose che mi dici tu, ne sto scoprendo anche altre. Ho trovato anche l'emote che copia la Super di El Primo. Ma sono ossessionati con El Primo? Beh, a quanto pare. Oppure fanno sti piccoli riferimenti, ragazzi, secondo me soltanto per far arrabbiare il team di Brawl Stars. E Nick intanto ci scrive: "Anche tu sei ossessionato con El Primo, ti cade l'occhio proprio sulle cose che si riferiscono a lui." In realtà c'ha ragione. Raga raga, notizia bomba. Già in qualche altro video vi ho parlato di Genshin Impact, un gioco open world che ti immerge in una vera e propria avventura nel mondo di Teyvat. Ebbene, fatta questa piccola premessa, c'è una notizia importante da darvi. Infatti, finalmente a dicembre sarà disponibile la localizzazione in Italia, il che vuol dire che il gioco sarà completamente tradotto in italiano, anche le grafiche completamente tradotte in italiano, e potete godervi ancora di più questa avventura. Tra l'altro, prima che me lo chiedete, vi ricordo che Genshin Impact è disponibile su tutte le principali piattaforme, quindi PlayStation 4, 5, iOS e Android, visto che a voi interessano principalmente i telefoni, e ovviamente anche per il computer. E all'interno puoi fare davvero un botto di cose, come nuotare, pescare, arrampicarti, mangiare la carbonara. Quindi mi raccomando, se volete godervi questa fantastica esperienza e allo stesso tempo supportare anche il mio canale, cliccate il primo link in descrizione per scaricarlo, è completamente gratuito. Vi aspetto in gioco. Comunque avanti con la prossima cosa, mi sono dimenticato anche a che numero siamo. Quarta cosa: sai ballare il floss? Non so neanche cosa sia il floss. Il balletto diventato famoso grazie a Fortnite. Ok, per chi non l'avesse capito sarebbe questo il floss. E Nick tra l'altro ci scrive: "Stumble non riesce ad essere un minimo originale, un mappazzone di 100.000 giochi, cerca questo nome nella sezione emote." Ah sì raga, ma l'avevo visto già prima, cioè già ci avevo fatto caso. Eh sì, effettivamente completamente copiato da Fortnite. Ma io non ci voglio credere, oh. Cioè è proprio un plagio, regà. Beh, il gioco intero dovrebbe esserlo, soprattutto le meccaniche. Infatti ti ricordo che è praticamente uguale a Fall Guys. Ok, questo lo sappiamo.
sappiamo, Stumble Guys è uguale a Fall Guys. Ma una cosa che non hai notato è che a differenza di Stumble, vabbè, intendeva Fall Guys, qui non c'è la presa. Non ci si può aggrappare alle persone, incredibile prima differenza. È vero, regà, perché su Fall Guys c'è proprio la presa per attaccarsi. Vabbè, poi oltre a questo, regà, Fall Guys è anche 100.000 volte più bello esteticamente, cioè proprio graficamente, i colori e tutto è molto più figo. Ma anche la valuta è uguale, questo sicuro non lo hai notato. Oh no, raga, mi ero dimenticato di questo dettaglio. Cioè, questa qui è la coin di Fall Guys, che si chiamano Kudos, mentre questa qui è la coin di Stumble. È uguale, solo che lì c'è la K, qui c'è la S. Questi qui sono gli Stumble coin, i gettoni Stumble. No, Nick, di questo mi ero dimenticato. Mi stai iniziando a far odiare Stumble con questo video, comunque. Ok, Nick, passiamo alla sesta cosa che non ho notato. Abbiamo già raggiunto la metà. E intanto tu scrivi qui sotto nei commenti una cosa che sicuramente non ho notato su Stumble, che magari facciamo un secondo episodio e sarei salutato se hai scritto una cosa originale. Secondo te c'è qualcosa nel gioco che potrebbe riferirsi a Rocket League? Cioè il gioco delle macchine, quello lì dove devi far gol con le macchine. No, aspetta, impossibile, ti prego Nick, dimmi di no. Cioè, se no hanno fatto proprio un mappazzone qui di tutti i giochi. E invece sì, ebbene sì, tristemente sì, è un mappazzone di giochi. Coraggiosamente sì, perché non hanno paura di niente. Depressivamente sì, non hanno paura del plagio, della denuncia non ce ne frega. E c'è Nick che prova ad immaginare la situazione dello sviluppatore. Allora, ho un'idea per un nuovo gioco mobile. Potremmo prendere un pochettino ispirazione da Fall Guys, copiando poi la schermata da Brawl Stars, poi ci mettiamo un po' di Fortnite, un po' di Rocket League. Edoardo, le viene qualche altro gioco in mente? E Nick scrive: denuncia, gli sviluppatori sono dei leoni che danno un bacio, si tintano le unghie e vanno in carcere. L'ho interpretata così. Vabbè dai, però c'è da ammettere che anche copiando il gioco ha spopolato, quindi il suo l'ha fatto. Questo mi dà speranza nella vita. Comunque hanno copiato le scie. Ah, ritornando a Rocket League, a quello che hanno copiato da Rocket League. Vediamo, sono spiccicate. Ok, qui siamo sulle scie, diamo un'occhiata. Sta cacciando dei coriandoli dal culo. Io adesso non ce l'ho tantissimo presente le cose di... Ok, tipo Nick ci ha scritto: questa qui dei soldi è palesemente uguale a Rocket League, mi fido di lui. E niente raga, quindi tecnicamente se vedete sta roba hanno preso spunto da Rocket League. Ah, anche la scia arcobaleno. Vabbè, ormai non mi sconvolgo più. Si entra in un argomento interessante. Piccola chicca: prima hai detto che comunque come gioco ha spopolato. E beh sì, ha fatto davvero tanti download. Ma Nick ci dice: sai quanti download ha fatto? Io non lo so. Tu intanto prova a scriverlo nei commenti. Spara un numero a caso, vediamo se indovini. E chiedo a Nick un piccolo indizio. Milioni. Raga, ha fatto milioni di download. Allora la sparo. 5 milioni? Vediamo. Sono indeciso tra 5 milioni e 10 milioni, perché un milione è troppo poco secondo me. Sì. No, no, non dirmi un milione. Un milione? E Nick ci dice: ma che dici? Aspetta, più, cioè non riesco. Allora più di 5 milioni. Allora 10 milioni? No ragazzi, ha fatto 10 milioni di download, è surreale. E lui mi scrive: sì, per 10. No aspetta, fermo un attimo. 100 milioni di download. Ho capito Nick che non ti stai muovendo, è un modo di dire fermo un attimo. 100 milioni di download. Ma state, è surreale sta cosa. È un gioco che è una copia di quello e di quell'altro e di quell'altro e di quell'altro. Li ha superati da poco tempo. Io sono sconvolto e non sto scherzando, eh. Cioè mi aspettavo massimo 10 milioni. Nick se ne esce con questa bellissima, forse discutibile gif. Cioè quindi ha tipo gli stessi download di Brawl Stars. Ah, questo qui è Nick quando l'ha scoperto. No raga, a parte gli scherzi, dovrebbe avere gli stessi download di Brawl Stars. E Nick ci scrive che Brawl spera ne abbia di più. E poi mi dice: ti immagino così. Sì, in effetti dopo questa registrazione sono abbastanza provato, raga, non sto scherzando. Cioè sto scoprendo delle cose un po' strane e sconvenienti. E lui dice: che ingiustizia. Andiamo avanti che è meglio. E per favore Nick, basta citare cose che ha copiato. Conosci il livello massimo? No. Intende il livello massimo che si può raggiungere. Io sono livello 9. Ottimo, ma avevo perso l'account. Lui mi dice: indovina il livello massimo solitamente in un gioco qual è? Beh, tipo livello 100, no? Dai, arrivi a 100, hai completato il gioco. E lui se la ride. Perché ride? Su Stumble il livello massimo è 20.
Ma come 20? Cioè, scusate, io su sto profilo ho fatto davvero pochissime partite e sono livello 9, quindi sono a metà, quasi metà del gioco. Infatti Nick scrive: devo dire che aveva molta voglia lo sviluppatore di introdurre livelli. Vabbè, sempre più sconvolto. Comunque siamo giunti alla penultima, giusto? Mi ha detto che le ultime sono abbastanza sconvolgenti, vediamo. Sì, c'è anche la skin che ricorda un sacco la buon'anima della regina Elisabetta, che rip, mi dispiace, è venuta a mancare. Aveva detto sconvolgenti, ma non credevo fino a questo punto. Si riferisce a questa skin qui, Princess? No, 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 fermi! Intendeva questa, Stumble Queen! È vero, raga, le somiglia un botto! E la skin Princess, invece, la sua versione da giovane, perché cambia poco tra queste due skin, cioè soltanto i capelli e il vestito. Considerando tutti i plagi, penso non sia impensabile che sia proprio la regina Elisabetta. Non lo penso manco io. Quest'ultima cosa che non hai notato è un po' più complessa. Praticamente la skin del ninja Dynamitron è un riferimento storico. Sei curioso di sapere di che sto parlando? Eh beh, ora che me l'hai detto, sì. Che tra l'altro, raga, la skin ninja Dynamitron è proprio quella lì che uso sempre, perché è completamente azzurra, quindi mi piace. Ah, qui un po' di storia, eh. Nel 1956 venne inventato un acceleratore di particelle elettrostatiche di Dynamitron. Ecco perché la skin risulta tutto carico elettricamente. Nick, come fai a sapere queste cose? Beh, però in effetti qui si spiega il motivo del perché ci sono tutte queste cose elettriche, il colore blu fluo. Ah, però si sono impegnati su questo, eh. Si sono impegnati, ma io ora voglio sapere, Nick, come fa a saperlo. Sì, ho capito, se usassero queste novità in tutto sarebbe il gioco del secolo. Ma rispondi, Nick, come fai a sapere questo? Chiedi troppo. Io sono un'enciclopedia vivente. Ok, Nick.